Ciao a tutti, benvenuti in un'altra puntata di Sentieri di Black. Oggi sono col maestro Nadir, sono con Marco, sono con Luna, con Jordi e Leo. Rimaniamo qui vicino a casa, siamo a Portula in provincia di Biella. Faremo una bella escursione oggi su all'Oasi Zegna e, come avete visto dal titolo, oggi il giro sarà a spasso col maestro. E Nadir, dici un po' più o meno l'intenzione di oggi qual è? Ma oggi è un giro relativamente tranquillo, più che altro pedalato, cosa molto rara nelle ultime uscite. Confermo. Niente, faremo un bel giro nella nostra Oasi Zegna per farla scoprire anche pedalabile. Io sono Black, lui è Marco, lui è Nadir e questi sono i miei video latini. C'era. Ciao! Ciao! Come di l'Arcimonia? Sì! La cappelletta dell'Arcimonia! Ce la faccio più farla noi. Siamo lungo l'L21, mio caro Marco e mio caro maestro, il sentiero del lupo, che continuando di qua a destra in salita si arriva poi a Bocchetta Luera. Noi invece continueremo a sinistra lungo il sentiero dell'orso, pedalabile con impegno oggi. Fatto? Sì. Bello, sì. Bello tecnico, giusto. Vabbè, qua è franato, l'hanno già anche messo subito in sicurezza. Comunque, eccetera, non sono ancora messo via via. Siamo arrivati a Cascina Grosso 1078. Noi abbiamo fatto tutto il traversone arrivando da dietro la montagna, a fare tutto il traverso, siamo passati dal bellissimo alpeggio che vedete là. Ora siamo a Cascina Grosso e continuiamo in quella direzione. Sì. Piane di vento. Sì, lì sopra fanno cucina romana lì, Marco. E doveva? Non finiva. Nadirone, maestro. Caro il mio Marco. Grande. Come vedete siamo arrivati pedalando. Con qualche trattino in portage, ma poca roba, alla bella area di sosta dove ci sono le due belle panchine. Noi ora andremo via di qua avanti a sinistra, arrivando alla croce dell'Alpino che si trova
qui dietro. Non lasciatevi ingannare, è un breve tratto. È un breve tratto. Arriviamo sopra qua, poi spiana. Ecco lì la croce dell'Alpino. Siamo arrivati alla croce dell'Alpino, come avete visto, e anche da qui si ha un discreto panorama, anche se oggi la giornata non è eccezionale, sulla bassa pianura biellese. Come avete visto, siamo arrivati a Bocchetto Sessera e qui davanti sulla balconata vedete il campo ariente con le cime della Valsesia. Noi adesso continueremo di qui, faremo un pezzo del giro dei crinali. Là in fondo vedete San Bernardo, l'ultimo là in fondo è il Tirlo, là vedete il Monte Barone e lì il fantastico Monte Rosa lì dietro. L'Alpino è in Ora abbiamo preso il sentiero dei crinali. Inizialmente troverete un cartello col divieto all'MTB, perché si tratta di un sentiero, vedete, poi più avanti discretamente esposto. Quindi da fare a chi non ha problemi di vertigini e ha una buona conduzione del mezzo. Finito. Complimenti, perché è veramente impervio. Sì.
questa lunga costa. Ciao. Fai pure. Bravissimo, grande, grande. Bravo Marco, bravissimo, grande. Grande Marco, grande. La salandà! Bravissimo, bravo Luca. Bravo, bravissimo. Grande Ste. Sì, sì, lo fa anche quella. Un metro rosso. Sì. Vado avanti. Vai, vai che ti vengo dietro. Ti sto filmando, Bello. Grande Gianni! Bravissimo! D'altronde avere il maestro davanti. Non è una stupidata, ma vedere dove passa uno. Ma quando non sai cosa hai dietro. Sono arrivato piano, non l'ho visto all'ultimo momento. Provavo. Bravo! Guarda, Fufino è venuto, eh. Luca, guarda che ha una tecnica. È quando ho cambiato la bici, Luca. Ecco, Luca, oh. Non devi fare quelle cose lì. Perdi controllo della bicicletta. Cosa che ho fatto? Frenata. Ah. La frenata. Perdi il controllo della bicicletta. L'ho frenato io, No, ma era qua. Tu eri. Passa ancora il culo, Ste, sei alto. Abbassalo di più. Buona, buona, buona. Vedi? Vedi? E lì davanti è il barone, quello del barone. Che figata! Vedi, quella lì.
ho visto dopo di lì. Hai già fatto di qua? Boh. Ma, guarda che roba qua, mochetto imperiale. Si può settaio, mochetto imperiale. Ma che roba, guarda che roba. Bello, bello. Ma che roba. Bello. Che no stress, ripreso. Andiamo. Ah, ok. Bravissimo, bravissimo. Guarda, venire sul piano e godersela tutta. Fatta. C'è niente da fare, le pinete sono sempre i posti più belli. Guarda che chicchietta che ti ho tirato fuori. Bella, bella. L'abbiamo portata a casa anche oggi, tecnicamente e fisicamente un giro impegnativo, tecnicamente molto impegnativo per alcuni tratti dove FBL fare ballare l'occhio, come dice mio maestro. Un saluto a Nadir nel giro di oggi che mi ha portato a spasso col maestro, un saluto a Marco. Ciao Legru. Per traccia e descrizione, come sempre, titoli di coda. Io sono Black, ricordate di iscrivervi al canale, alla prossima, ciao.